Io quando penso all'Europass penso quasi a una, come una casa, un bel posto, accogliente, con persone meravigliose e quindi noto sono tutte persone con cui lavoro molto volentieri, quindi mi rendono la giornata leggera, divertente, sì, sì, e si ride un sacco. Si ride un sacco, si lavora anche, ma comunque si ride. Io mi chiamo Ulrich, lavoro ad Europass dal 2006 e insomma sono passati un bel po' di anni. Comunque in tutto questo periodo in cui lavoro qua, il focus principale del mio lavoro non è mai cambiato, che è quello di, come dire, di curare lo studente dalla primissima mail che mi scrivono fino a quando terminano qua il corso. Quindi tutta la parte del mezzo, cioè io sono quella che risponde alle mail, faccio l'iscrizione, faccio tutta la roba burocratica e poi ovviamente li aspetto qua, gli do il benvenuto. Le richieste riguardano sia i corsi in presenza che anche quelli online. Ad esempio, come fate a scegliere il gruppo giusto per me? Come funzionano le lezioni online, ad esempio, se sono live, se sono registrate, come ad esempio anche i materiali, quali sono. Stessa cosa anche per i corsi in presenza, come si fa a scegliere il gruppo. Chiedono anche dell'alloggio, ad esempio, se possiamo fornire questo servizio, dico ovviamente sì, li possiamo prenotare delle stanze presso famiglie ospitanti molto molto carini, oppure anche stanze in un appartamento condiviso con altri studenti. Ci chiedono anche quale attività facciamo. Le attività che organizziamo sono tutte hanno il focus sulla cultura. Ovviamente facciamo conoscere Firenze e questo facciamo tramite le passeggiate guidate. Ogni passeggiata ha un tema diverso, ti portano un quartiere diverso, che può essere il quartiere di Oltrano, ad esempio, può essere il centro storico di Firenze con la piazza del Duomo. E poi facciamo anche visite guidate nelle chiese più belle di Firenze, che sono Santa Croce, sono Santa Rinovella, oppure anche nei musei, gli Uffizi, la galleria dell'Accademia. In effetti mi sento privilegiata a svolgere un lavoro che mi rende felice e che mi dà soddisfazione, in effetti. Quando con gli studenti poi è sempre bello, perché penso, anzi mi piace pensare che quando gli studenti vanno via da qui si portano dietro un pezzettino di ciascuno di noi, che rimaniamo comunque sempre nella loro memoria, insomma, pensandoci indietro a questa, alla loro vacanza di studio, insomma, c'è l'Europass, ci siamo. Mi piacciono gli spazi, questa scuola è sempre ben curata. Le aule sono allestite tutti quanti in modo molto moderno, abbiamo gli smart TV, abbiamo le linee, le lavagne tradizionali sono tutti decorati in modo diverso, sono tutti luminosi. Diciamo, le finestre, le porte finestre vanno sia sulla cortina interna che sull'esterno. Sono decorati con degli affreschi meravigliosi, non li trovi da nessuna parte così. E poi ci sono gli spazi comuni che sono accoglienti, danno proprio, fanno venire voglia di conoscere gli altri studenti, cioè di stare lì, di fare due chiacchiere, sorseggiando un caffè, un biscottino, di prendere una frutta, insomma, è bello stare qui.